La spinta iniziale è la spinta verso l'autonomia per rendersi quindi indipendenti dalla propria famiglia e per realizzare un proprio sogno, un giovane cerca lavoro. Ma perché questo si realizzi è necessario che per realizzare un sogno che riesca a mantenere un buon equilibrio tra un principio di realtà e un principio di piacere. Perché il sogno è necessario per immaginare qualcosa che io desidero. Realizzarlo significa avere un contatto con la realtà e le risorse disponibili operativamente e anche le mie qualità o i miei punti forza. Quindi modulare questa capacità di riconoscere il proprio talento, riconoscere le proprie fragilità. E su questo costruire un progetto. Un progetto deve essere inserito in un contesto che deve tenere conto delle priorità partendo da un desiderio che veicola e sostiene è la linfa vitale per un progetto, il desiderio, perché il desiderio è un aspetto affettivo che mantiene l'attenzione affinché non fallisca quel progetto. Quindi modulare tra quello che desidero e quello che è possibile, io devo fare una cernita, quindi so, la priorità di quello che io posso realizzare rispetto a quelle le possibilità che ho a mia disposizione. Quindi da fare una scelta, fare una valutazione e soprattutto la valutazione necessaria è se è possibile concretamente. Che il sogno è qualcosa che mi apre molte possibilità, ma io ne devo scegliere quella unica che è possibile realizzare. Ma anche quello che è necessario, sviluppare la capacità di pensare insieme agli altri, di farsi riconoscere il proprio pensiero e trovare anche persone che lo sostengono nella sua idea. C'è un'idea ha forza solo quando ha delle persone che si aggregano intorno a quella forza, quella idea è necessaria anche supportata da un gruppo. Quindi occorre pensare individualmente, individuare quello che io nel quale mi riconosco, ma trovare anche consensi e riconoscimenti nel gruppo di appartenenza, che sono il gruppo dei pari, il gruppo dei parenti, il gruppo di amici, i gruppi di adulti di riferimento. Altrimenti rimane un'idea isolata senza la forza per essere realizzata. La formazione deve avere un principio portante. Pensare di rivolgersi a persone pensanti e non a persone con teste vuote, ma nel senso che hanno delle loro competenze, ma anche il desiderio di migliorare e allargare le conoscenze. Quindi capire qual è la domanda formativa, quello di cui ha bisogno un giovane, ma soprattutto aiutarli a riconoscere le loro qualità, i loro talenti al di là del desiderio e anche cavalcare quello che loro riescono a fare meglio, appoggiandosi quindi sui punti forza. Nello stesso tempo curare anche gli aspetti di fragilità, individuarli e saperli riconoscere per porre rimedio, che se io non so utilizzare bene un computer, devo imparare a migliorare le competenze. Il punto è avvalersi anche, la capacità del giovane, dell'individuo, è avvalersi delle competenze degli altri, utilizzando un prodotto finanziario in maniera efficace, ascoltando e imparando con interesse quello che viene insegnato, altrimenti è uno strumento finanziario come estraneo, come un corpo estraneo, un oggetto bizzarro. No, occorre padroneggiare la materia e mantenere la curiosità su quel prodotto finanziario, cioè in che misura, in che maniera io posso utilizzarlo a mio favore. Il giovane di oggi è un giovane che ha necessità di essere visto, di uscire dall'invisibilità e quindi cerca molti mezzi per essere visibile, come so,
ipertatuato, tatuaggi, accessori, iperaccessoriato, perché è un modo per essere visto. Il problema è che non è la visibilità nell'abbigliamento, nell'atteggiamento di essere un po' esibizionista oppure spaccone, ma essere visto per quello che si è fondamentale, perché quello che si è lascia la sensazione di esistere, di essere e di essere riconosciuto e quindi dunque di avere un valore personale, non un valore sovrastrutturale nel quale io non mi riconosco. Ed è per questo che è importante per i giovani sentire la preziosità della propria peculiarità, anche negli aspetti deficitari, perché questo ci distingue dagli altri. Essere omologati, essere massificati, non ci aiuta a riconoscerci come persone aventi valore. E infatti il microcredito, che è uno strumento finanziario preziosissimo, trasmette, permette la cultura del rispetto, cioè della persona avente valore, perché mantiene ha un pensiero dietro un prodotto finanziario. Io ti do, faccio un prestito perché tu sei valido, capace di restituirmelo e questo rende la persona, diciamo, molto degna di rispetto e di valore e anche di forza nel prendere un impegno, nell'assumersi una responsabilità. I giovani oggi non si sentono riconosciuti come persone aventi valore. Sono, e anche loro sono omologati spesso in un anonimato per mimetizzarsi perché non sentono di avere un valore, altrimenti vuoi emergere all'interno di un gruppo. L'altro aspetto è che quello di cui tu sei in possesso, no? Le tue qualità, poterle condividere con gli altri e sentire che gli altri ti riconoscano a questo, altrimenti non possiamo mantenere un'individualità così staccata dal contesto. Noi dobbiamo sempre sentirci di appartenere a un gruppo. L'appartenenza fa parte di un processo identitario solido perché ci fa sentire vivi. Il microcredito si basa, per fattori di una cultura importante, si basa sul rispetto della persona attraverso un rapporto fiduciario, perché se qualcuno presta qualcosa ad una persona e pensa positivamente che me lo restituisce, vuol dire che ha una grande considerazione di quella persona. Se invece io presto qualcosa a qualcuno pensando non mi restituirà quei soldi o quell'oggetto, ho un valore svalutativo e questo non aiuta a crescere neanche a portare avanti un progetto che presenta delle difficoltà. E dunque il microcredito ha due principi importanti. Presta i soldi e quindi dà valore alla persona, un aspetto fiduciario di cui abbiamo bisogno per credere in quello che facciamo. In più dà un supporto tecnico nel processo di realizzazione di un sogno nel cassetto, con il supporto tecnico di tutte le persone che possono aiutare a comprendere e a guidare la persona nel utilizzare quei finanziamenti, perché si presta a accompagnare chi chiede i soldi in tutto il processo. Non è un'operazione semplicemente finanziaria, una pratica come tante altre. No, il microcredito offre tantissimi strumenti. Quello su cui penso siamo carenti non è tanto solo strumento finanziario, è su come arruolare i giovani e sviluppare pensieri, desideri e sogni e attivare questa richiesta, che questa è un'altra competenza, perché il microcredito è completo come prodotto finanziario, offre tantissimo.